Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra video recensione di Hardware Legend. Io sono Samuele e oggi andiamo a presentarvi un altro interessante prodotto di casa Cooler Master. Come già preannunciato, Cooler Master è un'azienda che dal 1992 lavora nel campo del raffreddamento dei PC, costruendo vari componenti elettronici, e la qualità dei suoi prodotti l'hanno portata molto in alto nel tempo. Cooler Master ha così deciso di creare un'altra linea di prodotti chiamata Storm, di cui oggi noi andremo a presentare un altro prodotto, il CM Storm Inferno, che adesso andremo ad analizzare. Il prodotto si presenta con una confezione dal design aggressivo, come è ormai noto di utilizzo in casa Cooler Master, con rappresentati sulla scatola il logo, il prodotto e il nome del prodotto. Da notare inoltre che è possibile aprire il vano anteriore della scatola, dove sarà visibile il mouse, mentre a sinistra descritti alcuni particolari di questo mouse. Sul retro della confezione, invece, notiamo le specifiche tecniche del mouse che dopo andremo ad analizzare. Andiamo ad aprirlo e a vedere cosa troviamo in dotazione. Nel bando troviamo il classico CD di installazione con dentro i driver e il software per l'uso, che dopo andremo ad analizzare meglio. Inoltre, ovviamente il mouse con il relativo cavo USB 2.0 placcato in oro, e dopo andremo a vedere il funzionamento. Adesso andiamo ad analizzare meglio i dettagli tecnici di questo mouse. Notiamo prima di tutto le dimensioni, che sono molto simili a quelle del CM Storm Sentinel Advance, ovvero 80 mm di larghezza, 135 mm di altezza e 40 mm di profondità, per un peso di 161,5 grammi. Nella parte inferiore del mouse troviamo il sensore laser, chiamato Storm Tactical Dual Laser Sensor, che può raggiungere una risoluzione fino a 4000 dpi, permettendo quindi una velocità di spostamento molto accurata e precisa. Ad aggiungersi a questo, notiamo anche un'accelerazione di 30G e uno spostamento laterale di 3 metri al secondo. La velocità di trasferimento dati, chiamata anche ultrapolling, è di 1000 Hz, mentre il tempo di risposta del mouse è di 1 millisecondo. All'interno del mouse è presente anche una memoria onboard di 128 KB, che permetterà di salvare i vari profili di gioco, così da utilizzarli quando ne avremo bisogno. Dando uno sguardo ravvicinato al mouse, notiamo tutto quello che dovrebbe possedere un mouse da gaming. Prima di tutto, l'ergonomia del mouse permette un'ottima impugnatura, avendo i lati in gomma antiscivolo. Il mouse è completamente nero opaco, tranne la parte centrale che è di nero lucido in basso, dove è presente il logo CM Storm, che andrà ad illuminarsi all'accensione del mouse di un rosso vivo, come si accenderanno anche i LED anteriori al mouse, sempre di rosso. Il mouse è dotato inoltre di ben 11 pulsanti, di cui 9 sono programmabili via software, 3 sono laterali al mouse, 2 sono sopra il mouse, poi abbiamo inoltre il click sinistro, il click destro, oltre allo scroll centrale del mouse. I tre pulsanti nella parte centrale svolgono le funzioni di sensibilità del mouse. I due esterni servono ad aumentare o diminuire i DPI, che verranno inoltre segnalati tramite un piccolo LED accanto ai numeri, qua nella parte in basso a sinistra. Il tasto centrale, invece, ci permette di cambiare profilo guidandoci attraverso il colore del pulsante, che cambierà da verde a giallo e rosso. Alla base del mouse, invece, troviamo tre comodi piedini chiamati anche pad surfer, realizzati in teflon, che serviranno a far scorrere il mouse in modo veloce e preciso. Andiamo ora a collegare il mouse al PC per vederne il funzionamento. Una volta collegato al PC, il mouse sin da subito è utilizzabile e compatibile con i vari sistemi operativi Windows XP, Vista e 7 senza nessun problema, anche con le versioni a 64 bit. Il mouse, come già citato in precedenza, si illumina di un rosso acceso, dando molto risalto al design del mouse stesso. Installando però anche il software in dotazione, avremo pieno accesso alle funzionalità del mouse,
e ai vari parametri. Andiamo a vederlo insieme. Il software si presenta con un'interfaccia decisamente completa e ricca di dettagli. Oltre al design aggressivo, che rispecchia pienamente il mouse, permettendo di applicare diverse modifiche ai parametri del mouse stesso. La prima scheda permette la modifica fino a 5 livelli del DPI, oltre a dare la possibilità di salvare fino a 4 profili diversi con i relativi parametri. La seconda scheda, invece, permette di accedere alla personalizzazione del colore dei LED anteriori e posteriori del mouse, modificando le funzionalità, come ad esempio pieno colore, respiro, disabilitato o fuoco rapido. Inoltre dà la possibilità anche di modificare la velocità di scorrimento dello scroll centrale del mouse e infine anche la personalizzazione di ogni singolo tasto del mouse con le varie funzioni. La scheda macro invece permette l'archiviazione di determinate funzioni al mouse dandole specificatamente ad un gioco, mentre la scheda script, che è correlata alla scheda macro, permette la creazione e personalizzazione di macro per chi sappia programmare e non vuole utilizzare quelle già predefinite con il software. La scheda library invece permette di caricare le macro e gli script sul mouse stesso in modo da poterli utilizzare in qualunque momento anche senza l'uso del software in dotazione. La scheda support update invece permette l'eventuale aggiornamento del software nel caso ne sia disponibile uno, oppure l'assistenza tecnica. Il gioco che ora andremo ad analizzare e testare sarà Bulletstorm, creato dai noti sviluppatori di Epic Games, gioco futuristico e sparatutto molto frenetico. Andiamo a far partire il gioco, vedere come funziona. Il mouse si presenta molto reattivo e permette un'ottima precisione e velocità di spostamento. Anche i tasti programmabili sul mouse permettono un'azione molto veloce nella gestione delle armi, oltre che un movimento più repentino. Il CM Storm Inferno, in conclusione, si è rivelato un ottimo mouse, dalle caratteristiche tecniche interessanti e dal design ergonomico ma aggressivo allo stesso tempo. I 4000 dpi del mouse in-game si fanno sentire ed offrono una fluidità e precisione del mouse ottimale, grazie anche al doppio sensore posto sul dorso. I numerosi tasti posti sul mouse permettono inoltre, per gli appassionati, di poter avere maggiore maneggevolezza oltre ad una velocità di esecuzione maggiore. Piccola pecca va nel bundle non molto completo, ma dato il costo di circa 49€ e comprese tutte le caratteristiche elencate in precedenza, possiamo sicuramente consigliare questo mouse anche ai più appassionati videogiocatori. Si ringrazia Color Master per il sempre fornitoci e arrivederci alla prossima video recensione.